chiudo il vlog rientrato in Italia con un ottimo piatto di pasta al pesto. Mannaggia la miseria, ma questo era ieri sera. Sono le 5. Tutti dormono ed è il momento di iniziare una nuova giornata. Giro mattutino con Zoe, che devo dire che mi era mancato, perché comunque è un momento in cui ti permetti di rilassarti, cammini tanto, perché poi lei è un cane che tira parecchio, però è quel momento in cui entri in pace con te stesso e recuperi tutte le energie per affrontare la giornata. Oggi la giornata è divisa a step. Questo che è appena finito è lo step per la valigia. I successivi step saranno andare a fare le riprese per dei prodotti per un video aziendale, andare a fare il passaporto per Zoe, andare a Milano a fare la vaccinazione e poi arrivare in Valtellina. Fare queste cose in realtà mi piace, perché è comunque far comunicare qualcosa a un'altra azienda, mettermi nei panni di qualcun altro, capire cosa le esigenze che ha lui di comunicazione e provare a fare del mio meglio per soddisfarlo. Come risolvere questo problema? Che tecniche utilizzare? Che movimenti? Ma chi c'è qua? C'è una cagnolina. Ci siamo dimenticati la fototessera a casa di Zoe e quindi adesso stiamo recuperando in questo modo. Come pensi che la faccio sedere? Cosa ti devo dire? Vabbè, però in realtà... Qua? Sì. Ah, ce ne sono. Quindi avete portato anche una foto? Avete timbro e firma. Perfetto. Quindi quelle a posto. Questa fase della giornata la chiameremo montaggio. Ed è importantissimo che avvenga proprio in questo momento, perché se vogliamo rimanere al passo con la giornata e quindi con le cose che dobbiamo... Questa invece si potrebbe tranquillamente chiamare la fase incastro. Manca solo il cane e ci siamo. Ok, Zoe è recuperata e quindi possiamo accingerci alla fase successiva, ovvero il viaggio. La cosa che mi fa veramente arrabbiare tantissimo è: ma per quale cazzo di motivo sono sempre tutti sulla corsia di sorpasso? Ma ci sono 500 corsie libere, ma se sei...
lento come una lumaca, vai a 20 all'ora, per quale cazzo di motivo stai sulla sua corsia di sorpasso? Secondo me fa sempre parte del fatto che gli italiani non vogliono mai mettersi in disparte, devono sempre essere loro davanti, dritti, in prima fila, che vanno, vanno, vanno. E poi sicuramente se mi sposto sulla corsia di destra per sorpassarla mi si mette davanti, sicuro come loro, perché... Eccoci arrivati, questa tappa la chiameremo ospedale veterinario. Sto bene, adesso secondo Zoe ha un problema di cani non indifferente. Dopo il biscottino, prima la purpurina. Vaccino fatto, adesso dobbiamo solo aspettare che arrivi con la registrazione. Ok, supponiamo che questa, la macchina grigia, sia la mia macchina. Solamente perché non ho altre macchine grigie e quindi non avrei alternative. Quindi, per spiegarvi quello che è successo da Milano in su, la facciamo semplice in questo modo. La macchina va sulla strada, a un certo punto incontra un'altra macchina che è la macchina rossa. La macchina rossa rimane lì, la macchina grigia la sorpassa, continua ad andare. Gallerie, lago, gallerie, curve, montagna, Valtellina, Valmalenco, casa.